Ben ritrovati. Oggi in primo piano l'emergenza Covid, è ripresa la corsa ai vaccini, non soltanto per i fragili e gli anziani, ma anche per gli over 60. Una buona risposta c'è stata soprattutto in Campania di questa nuova fase, possiamo dire, nella lotta al Covid. Ne parliamo con il professore Massimo Ciccozzi, collegato con noi via Skype. Ben ritrovato, professore. Grazie come sempre. Grazie a voi, anzi ben ritrovati voi per me. Speravo di parlare non di Covid in questo periodo, però questo è. Aspettavamo, non ce l'aspettavamo sicuramente. Allora, il professore Ciccozzi, ricordo, epidemiologo dell'Università Campus Biomedico di Roma. Allora, dicevo in apertura, è ripartita questa corsa ai vaccini, ma questa quarta dose, professore, fino a che punto ci proteggerà anche dalle varianti? Ma no, dalle varianti protegge, l'abbiamo già sperimentato con Omicron 1 e 2, nel senso ci protegge dai sintomi della malattia, eh. Questa è la realtà, come abbiamo sempre detto, il contagio purtroppo non possiamo evitarlo in casi in cui ci sono le condizioni per poterci contagiare, ma i sintomi della malattia ci sono e vengono in qualche modo annullati da questo vaccino, anche se fatto con il ceppo di Wuhan, il ceppo vecchio, quello che ormai non esiste più da un po' di tempo. Quindi da qui la quarta dose sappiamo che può essere utile per certe categorie di persone. Ecco, come dicevamo in apertura, non ci aspettavamo questa nuova ondata estiva del Covid. Come si spiega, professore? Ma è molto semplice, Omicron 5 è estremamente contagiosa, dal Sudafrica è passata in un paio di mesi in Portogallo, perché è un virus molto veloce, a quanto pare cambia continente in una velocità assurda, e poi dovevamo un pochino, una volta in Portogallo, aspettarci che arrivava da noi prima o poi. Il Portogallo ha una situazione vaccinale e anche come popolazione, comportamento di popolazione abbastanza simile a noi, quindi noi guardavamo il Portogallo e abbiamo visto che il Portogallo in un mese e mezzo, due, ha un po' risolto la situazione. Noi stiamo andando un po' oltre proprio perché, essendo molto contagioso Omicron 5, e in più abbiamo abbandonato questi criteri di protezione come la mascherina, magari un pochino in anticipo, allora abbiamo un'onda epidemica leggermente più lunga rispetto a quella del Portogallo, diciamo una settimana, 10 giorni di differenza. Ecco, professore, gli esperti sono divisi, il Covid a suo giudizio bisogna fermarlo in qualche modo oppure, come dicono alcuni, meglio lasciarlo circolare, insomma, lei da che parte sta? Ma la verità è nel mezzo, come al solito. E io tenderei alla protezione perché non capisco perché poi mi devo prendere un virus che mi dà una problematica chiamata long COVID, che esiste, l'abbiamo visto, e ci sono studi su questo, che può durare anche qualche mese, dipende poi dalla persona. E quindi magari tendo a proteggermi. Dall'altra parte, i sintomi della malattia sono veramente molto leggeri, diciamo, come dicono gli inglesi, influenza like, cioè molto simile a un virus influenzale. E quindi questa sintomatologia ci pone ad accorciare intanto una quarantena a casa, perché insomma si risolve tutto in 6-7 giorni, poi dipende dalle persone, 6-7 giorni, 8-9, a seconda, diciamo, della persona che ha preso il Covid, ma insomma più o meno in media sono quei 7 giorni. I sintomi molto leggeri. Quindi perché prendercela? Non lo so, magari un'immunità naturale, se ce la prendiamo tutti con Omicron 5, che dà questo tipo di sintomatologia, saremmo favoriti. Ma insomma, poi alla fine arriveremo a questo. Nel momento in cui endemizza, il virus, una volta diventato endemico, avrà questo rumore di fondo continuo come presenza e delle piccole onde epidemiche stagionali. Quindi la mascherina la abbandoneremo del tutto, credo. Oppure no, dipende se una persona vuole continuare a proteggersi dal coronavirus, ma anche dall'influenza, è un virus respiratorio, non dimentichiamo. Magari nei mezzi pubblici troveremo ancora per un po' di tempo qualcuno di noi che la usa la mascherina, insomma, niente di strano, niente di particolare, però la tendenza è a toglierla e a essere più liberi, questo è vero. Ecco, a proposito di mascherina, professore, la scelta politica di aver tolto l'obbligo in questa fase così difficile, di indossare la mascherina, soprattutto al chiuso, secondo lei è stato un errore oppure no?
È una scelta molto politica e poco scientifica, perché dal punto di vista epidemiologico io ho sempre detto di tenerla e diciamo, avere questo buon senso di indossarla nei momenti in cui ho aggregazione di persone, sia all'aperto che al chiuso, e questo vale per i concerti, vale per le manifestazioni, vale per tutto. Il buon senso è quello che la fa da padrone, visto che l'obbligo non c'è più in determinate occasioni. Per cui il buon senso di dire ok, non, proteggo me, ma non voglio proteggere me, penso a proteggere gli altri, perché una persona giovane è vero che a volte neanche se ne accorge, no? Di aver preso un coronavirus, però poi la porta a casa, dove le persone sono più grandi, magari anziane, e possono avere, come dire, della sintomatologia un po' più importante. Ecco, professore, il Covid si è continuamente modificato, ora addirittura si parla di questa sottovariante indiana. C'era da prevederlo oppure, insomma, è stato sorprendente, è stata sorprendente questa mutazione continua? Che cosa dice? Ma no, assolutamente no. Le cinque sorelle Omicron, come le chiamo io, dalla 1 alla 5, avranno i loro nipotini. Perché? Ma perché il virus tende comunque, no? A mutare, a cambiare. Io, chi è meno giovane, si ricorda Diabolik, Pantomas, tutti i personaggi che cambiavano volto per non farsi arrestare dall'ispettore di turno. Ecco, il virus fa questo. L'ispettore di turno è il nostro sistema immunitario, che tende a, come dire, ad arrestare il virus cerca di cambiare forma. Cioè il fatto che lui muta è un processo evolutivo naturale per un virus, quindi non ci dobbiamo assolutamente meravigliare, neanche impensierire quando dicono ah, è più contagioso di Omicron 5, è più letale. Non lo è, non ci sono prove, non credo che lo sarà mai più contagioso di Omicron 5 o più letale. Insomma. Il virus muta per definizione. Se rimane, le mutazioni rimangono all'interno della famiglia Omicron, va benissimo, può mutare quanto vuole. Ecco, tornando ai vaccini, professore, ha senso fare la quarta dose oggi e poi ripetere il vaccino in autunno? Insomma, si possono fare tutte e due le dosi? Che cosa dice? Allora, la restrizione sono i famosi 120 giorni, 4 mesi dalla dose booster, quindi dall'ultima dose o dalla guarigione, dalla positività al Covid. Beh, io direi che persone molto fragili, immunocompromesse, con malattie croniche importanti, insomma, dovrebbero farla questa quarta dose, indipendentemente dal vaccino autunnale che arriverà. E anche le persone, io avevo detto over 80, poi il governo è sceso a 60 perché per un probabile problema di sanità pubblica, cioè stiamo andando oltre il numero dei contagi previsti, per cui magari anche proteggere i sessantenni potrebbe essere una soluzione. Però io avrei ha detto onestamente over 80, quindi molto anziani e fragili di tutte le età. Magari avrei un po' escluso determinate fragilità sui bambini, ma insomma, lì poi sono decisioni che si prendono al momento. Ma la quarta dose per queste persone io la ritengo in questo momento, con questo numero di contagi, interessante. Poi in autunno ci sarà il vaccino nuovo che faremo una volta l'anno, così come si fa con l'influenza, consigliato per le persone magari over 65, non lo so, vediamo i dati di settembre e di ottobre e poi verrà consigliato il nuovo vaccino alle persone che riterremo opportuni in termini di sanità pubblica e di epidemiologia. Dobbiamo preservare le persone fragili prima di tutto. Ecco, a proposito degli scenari futuri per quanto riguarda il prossimo autunno, come conciliare il vaccino antinfluenzale con il vaccino che ci proteggerà dalle varianti del Covid? Ah, senza nessun problema. Lo abbiamo in alcuni casi già fatto l'anno passato. No, ma io ho sempre detto, ma distanziatelo di una settimana, ma solo per vedere se magari c'è un piccolo effetto collaterale dovuto a uno o all'altro vaccino, ma molti lo hanno fatto anche insieme, non succede niente, sono due virus diversi, due concezioni diverse e quindi due stimolazioni differenti del sistema immunitario con anticorpi che vanno contro due cose diverse. Non fa assolutamente nulla. Certo, allora professore Cicozzi, per chiudere questa nostra intervista, come dicevamo in apertura, non ci aspettavamo questa nuova ondata del Covid, ma come vivere questa estate? Qual è il suo messaggio ai nostri telespettatori? Meglio portare la mascherina in vacanza? Ma intanto con tanta serenità andiamoci proprio veramente a tranquillizzare perché non c'è motivo assoluto di allarmismo di nessun genere. Poi la mascherina si mette in tasca, se vado a un evento, a un concerto dove vedo
tante persone e non mi voglio prendere il virus, anche se la sintomatologia è leggera, mi mettono la mascherina. Ovvio che nel mio, come dire, stare a prendere il sole o andare a prendere un caffè al baretto dello stabilimento dove vado, ma insomma via, no, la posso anche evitare. Però ecco, non mi metto a fare il bagno con la mascherina, ma nella maniera più assoluta, dimentichiamoci, siamo sereni. Certo, c'è voglia di normalità naturalmente. Professore, per chiudere, il piccolo avremo tra qualche settimana, secondo lei? Ma veramente dovremmo già essere in una piccola fase di plateau. Se vado a vedere le 2 settimane, questa e quella precedente, c'è già una piccola frenata leggera, anche se i casi aumentano, ma aumentano di meno. Quindi potremmo già essere nella fase di plateau. Noi avevamo detto metà luglio, potremmo avere uno spostamento di 7-10 giorni per i concerti che abbiamo visto e quindi magari un po' di gente che si è contagiata di più perché ha partecipato ai concerti, magari senza mascherina, ma insomma. Al limite una settimana, poi dopodiché inizieremo la discesa. Però attenzione, quando inizia la discesa, dobbiamo dirlo alle persone, questa discesa della curva sono sempre dei casi di infezione, non è che non sono casi, quindi persone che si possono contagiare continuamente. Quindi tranquilli, agosto sarà un po' più libero, speriamo, insomma. Bene, speriamo bene. Allora, intanto grazie professore Cicozzi per questa intervista, la lasciamo al suo lavoro, grazie soprattutto per questi suggerimenti molto preziosi e significativi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie anche a lei, grazie. Dunque abbiamo ascoltato la testimonianza del professore Massimo Cicozzi, epidemiologo dell'Università del Campus Biomedico di Roma. In regia per noi Aldo Fenizia, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.